So che a qualcuno di voi piace l'idea di un supereroe che vaga là fuori lottando per giustizia e verità. Uh-huh. Ma tutto questo è falso. All'uomo lampadina interessa una e una sola cosa al mondo: se stesso. Certo. Quindi, gente, è ora di finirla con gli applausi per la riapertura del Roosevelt Bridge. L'uomo lampadina non c'entra niente con questo. Due ingegneri, Roger Miller e Lou Burman, sono i responsabili della riapertura. Se proprio volete, ringraziate loro. Sono loro gli eroi. Pensavo avrebbe detto passo e chiudo. Comunque il fatto che non abbia appunto detto passo e chiudo, o l'abbia detto comunque in questo tono incazzoso, dimostra quanto gli sta rodendo il culo, che è intorto, Marcio. Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo salvato Zeke da un casino creato da lui stesso. Beh, diciamo che non è in torto, ma non è neanche nel lato della ragione, e sta facendo la ragazzina di 15 anni invidiosa. La prossima missione di oggi è qualsiasi cosa per Trish. Cole è un simp. Però prima, vediamo se abbiamo abbastanza punti. 6500. Dobbiamo raggiungere il doppio per ottenere questo. Non me ne frega niente. Per quanto in realtà altri poteri li vorrei prendere. Cazzo. Quello lì di curarci con i colpi è utile. I mietitori mi hanno assalita nel mio ultimo viaggio. Pensano che io lavori con gli spazzini. Certo. Non c'è modo che io torni all'ospedale da sola. Penso io a loro. Ho fatto mettere a Roger una rete di metallo sul tetto dell'autobus. Un generatore la mantiene elettrificata. Ti fornirà energia a ciclo continuo. Ottimo. Wow, è ingegnoso. Non ammettono i dioti alla facoltà di medicina, Cole. Partiremo non appena sarai sul tetto. Va bene, tesoro. Fermerò l'autobus per aspettarti. Va bene. L'importante è che nessuno faccia l'eroe e che nessuno scenda da quel cacchio di autobus. Quindi, più che altro dobbiamo fare attenzione a quello con lanciarazzi, che sicuramente sarà presente. Mannaggia lui. Sicuro, perché io so già che questo autobus verrà distrutto da qualche colpo di lanciarazzi o di lanciagranate. Sicuro, sicuro. Comunque mi sembra che i mietitori siano più effettivamente deboli rispetto agli spazzini. O sbaglio? A me sembrano decisamente più deboli. Ah, ma ce n'è uno là sopra. E allora, ciao. Ecco dov'era. Allora, uno è là sotto. E quando mai? Ecco fatto. Addio. Merda. Bisogno di ricaricarmi. Ok, credo sia morto. In ogni caso, ecco qua. Mi manchi solo tu. Appena esci fuori, dai. Bastardo. Vabbè, facciamo una cosa. Risaliamo sull'autobus, che tanto questo cercherà di sicuro di spararci. Ecco qua, oh, soddisfatto. Almeno è crepato. La cosa incredibile è che sto autobus fatto di scarti e sputo ha resistito a due colpi di lanciarazzi, quindi. Dove giriamo? A destra o a sinistra? Secondo me a destra. E invece giriamo a sinistra, ottimo. Allora, sicuro, esatto, qualcuno arriva da lì. Ovviamente. Ancora vivo è questo. Bastardo, sta scappando dall'altro lato, eh. E addio al furgoncino. Dov'è il tizio con lanciarazzi?
credo di averlo colpito, esatto. Ecco fatto. Mamma mia, sta gentaglia a volte. Ricarichiamoci. Sì, so che potrei usare il pullman, ma scarichiamo un po' l'energia della città. Sia mai che. Eccone altri in arrivo. Credo di averlo ucciso. In ogni caso, te. Qualche macchina esplosa sicuro. Schifo non gli fa. Oh, per fortuna è ancora intatto. Sicuro esplode per qualche colpo incrociato tra poco. Spariranno in 300 con un lanciarazzi, vedrai. Ecco fatto. Eccoli, eccoli, eccoli che arrivano. Li vedo da qua, già dalla mappa, aspetta. Oh, li abbiamo anticipati, dai. Almeno evitiamo colpi superflui. Anche di fucile, per carità. Non è solo il lanciarazzi che può danneggiarlo. Vediamo, eccolo lì. Ecco qua. Bastardo. Stiamo subendo danni. Chi l'avrebbe mai detto, Trish? Meno male che ci sei tu. Non l'avrei notato se no. Tutti i colpi di lanciarazzi mi hanno offuscato la vista. Non sono molto apprensivo nei suoi confronti. Ma perché è stata una stronza? Semplicemente per quello. Cioè, dai. È morto? Perfetto. Ecco fatto. Bubu. Fatti sgamare ancora un pochino la prossima volta, mi raccomando. Tra l'altro a me sembra che il come si chiama? L'autobus si possa anche scaricare. Nel senso, io mi ricordo di averlo continuato a prosciugare a una certa. Hanno smesso di attaccarci. Non me ne frega niente, credimi. Non me ne frega niente che hanno smesso di attaccarci. Devono morire tutti. Per quanto me ne frega, devono morire. Ma mi sembra che non stanno prendendo danni o sbaglio? Guardalo che non prende danno. Vieni qua. Ma guardalo, è mortale questo. È mortale, è un pezzo di merda. Dai che ho bisogno di energia. Guardalo! È il nemico peggiore che abbiamo affrontato fino ad ora. Sasha in confronto è una merda. Questo non crepa. Guardalo che non prende nessun tipo di danno. Vabbè, saliamo sull'autobus e speriamo che non sia un problema. Guardalo che continua, il nemico più forte del gioco. Lascia che si combattano, vai avanti. Lascia che si combattano. Io li colpisco per ovvia sicurezza. Si sa mai. Guardi. Cosa possa succedere.
non fermarti, ma intanto continuano a rimanere qua come degli idioti e a farsi colpire. Ho trovato una foto del capo Sisma. Perfetto. Non l'ho ancora identificato, ma farò una ricerca con l'AGI. Ti aggiorno quando scopro il nome. Qualcuno è morto? Sì. Maledizione, proteggi l'autobus! Maledizione, proteggi l'autobus, testa di cazzo. Cosa credi che sto facendo? Se voi andavate un pelino più veloce, non li prendevamo tutti quei danni. Testa di minchia. Tanto puntano a me, l'autobus non lo calcolano neanche. Ecco fatto. Maledizione a te. Ma guardalo, è ancora quello immortale? È ancora questo immortale? Ma ci sta inseguendo. Il nemico più forte del gioco abbiamo trovato. Mamma mia, guardalo. Che questo mi sciotta fra un po', Non c'è modo di ucciderlo. Ci sta inseguendo da 10 minuti. Vai, vai, accelera, accelera. Vai via da qua. Vai, accelera! Vattene da qui! Ecco fatto! E dai! Così e sarà la fine! E dai che tra poco esplode! Un altro colpo così e sarà la fine. Lo impacchettavate meglio sto cazzo di autobus. E soprattutto chi si sarebbe immaginato che avremmo incontrato il nemico più forte del gioco. Guarda che forse rimane là. Guardalo che forse rimane fermo. No, ancora che ci insegue, ma vai via, vai via. Forse è morto. Forse anche noi tra poco. Dov'è? Allora, aspetta. Lasciamolo un attimo qui. Sì, siamo morti noi. Due colpi di... l'avevo detto, no? Due colpi incrociati e saremo crepati. Ah, maledizione. Morto? Libera la strada, sono tuo schiavo ora. Bastarda. Togli quella roba dalla strada, Cole. Stai zitta, mi sto liberando di altro dalla strada. La strada è bloccata, fa qualcosa. Ecco fatto. Dov'è? Eccoci qua, finalmente. Allora, via le macchinine. Oh, finalmente siamo arrivati all'ospedale. Mamma mia. Non è stata difficile come missione, ma il tizio immortale non me l'aspettavo proprio. Forza, forza, sbrigati prima che arriva qualcun altro. Ad esempio quello. Muoviti! Esatto, vai più veloce. Ha fatto il giro due volte. Ci siamo? Siamo arrivati? Finalmente. Mamma mia. Ecco, e quando mai? Cole, ho analizzato la foto. Si tratta di Alden Tate, il figlio di Richard Tate. Mi stai ascoltando? Ho molte cose da dirti e subito. Molto importanti. Certo, Moya. Ero paralizzato. Moya non smetteva di parlare mentre io guardavo quest'uomo ormai vecchio sollevare un autobus con la mente. Ottimo! Sono forte, ma nulla a suo confronto.
Alden è il figlio del leader dei primogeniti. Come potente mentalista, fu istruito fin da piccolo ad assumere il comando, finché non arrivò Kessler. Da quel momento crebbe per la strada, convivendo con il terrore. Ma nei suoi occhi non c'è più paura. Ora, c'è odio. L'esplosione lo ha reso potente e ha dato gli strumenti per vincere la paranoia. Con un gesto del polso lanciò l'autobus in cima all'ospedale. Porca miseria! Un messaggio per chiunque osasse sfidarlo. Ma dovevo occuparmi di Trish, che era ancora lì dentro. Quanto a Alden, comunque, era già andato via. Eh beh, certo. Resisti, meglio sbrigarsi. Sto arrivando. Ui! Calmi tutti. Avete firmato la vostra condanna. Meglio farsi il giro dall'altra parte, dove non c'è nessuno. Esatto, beh, meglio farsi il giro da questo lato. Così evitiamo tutti i colpi in eccesso dei nemici. Ecco qua. Allora, qui non c'è nessuno, perfetto. Ok. Dovrei riuscire a farcela facilmente, dicevo. Allora, calmi tutti. C'è una sorgente elettrica qui, sì, perfetto. Ok, dove va la telecamera? Ecco qua, carichiamoci. Ok, ci sei solo tu lì. Perfetto, ricarica ancora. Ancora un pochino. Perfetto, 3, 2, 1, vai! Perfetto, evitati i tizi con il lanciarazzi. No! Lei! Ho lanciato Beatrice. No. E chi so- no, ma dai, ma ascolta, chi se lo aspettava che era lì? Dai, vaffanculo. Via da lei. Morto? Oh, per fortuna. Stai bene? Quando ha lanciato l'autobus quassù, riuscivo a pensare solo a te e a ciò che succedeva tra noi. Lascerò, certo, che succeda qualcosa, Trish. So che non volevi uccidere Amy, Cole. Che le tue intenzioni erano buone. Ma va? Non ti tratterò più male. Le cose sono state difficili anche per me. Voglio che torniamo insieme, come prima. Mm-hmm. Questi occhi giganti. Mamma mia. Ah, Franklin Delano Roosevelt. Eccoci qua, finalmente. Starebbe per scoppiare uno scontro su larga scala tra i poliziotti nel Dedalo e gli spazziti. Qualche trofeo l'abbiamo preso. Fare. Karma è mutato, eliminazione ambientale, esplosione saetta. Wow, che figata. Non ti credo, Cole. Aha. Stai tornando da lei? Certo. Lei non è un amante, non come me. Ma chi ti vuole? Vai via. Ciò che potrei fare. Posso darti piacere. Mm-hmm. Come se ce ne fregasse qualcosa, bastarda. Allora, le missioni che abbiamo sbloccato sono due. Sono l'arresto e le strade terrorizzate. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.